Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Allora, un'altra serata, io direi imperdibile, l'ho scritto anche nel post. Noi siamo, tra parentesi, oltre che su Facebook, c'è anche su YouTube per chi si vuole collegare, magari mettere un mi piace e iscriversi al nostro canale. Comunque, stasera abbiamo una persona speciale, veramente. Io quando ho scritto il post per lei ho detto ascoltarla e leggere i suoi libri è veramente un inno alla vita e tanto altro. Quindi io la presento subito. Lei è una poetessa, una scrittrice, una formatrice e una coach emozionale. È qui con noi Luciana Landolfi, che faccio entrare subito. Luciana, Buonasera. eccoti finalmente, non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora. Anch'io. Emozione. Sono grata che tu sia qua, veramente. Grazie. Quindi, come ho detto all'inizio, oggi, anzi ieri, mentre scrivevo anche un post per dire della serata, ho detto leggerla. È un inno alla vita, secondo me. Io ho ascoltato delle tue, ho letto un po' dei tuoi libri, ho ascoltato qualche tua altra conferenza, eccetera. Cioè, mi hai dato un'energia, una carica, ho detto, minchia, non ho un problema io da oggi. È la verità, ma è dura dirlo. Cioè, io, Lo tocca a me so. dirvi questo, che insomma non è facile, però Ecco, tocca a me dirlo. specialmente. Esatto, in questo periodo magari uno dice, ma che cavolo stanno dicendo? Però io veramente mi sono scritta tante cose, ma non c'è bisogno. Io solo una domanda ti faccio di inizio, ma credo che tu parta da sola, che è come è cominciato, diciamo, tutto questo? Strido perché non lo so assolutamente, non lo so Bello. assolutamente come. Allora, attenzione perché sai, un come vorrebbe dire avere piena coscienza di questo. Io credo allora, voglio dare una data che scrivo in Tutto andrà bene, nel libro Tutto andrà bene, che è il 25 marzo del 2001, quando mi trovavo in ospedale con tanta voglia di andarmene da questo pianeta, che ritenevo in qualche Però modo troppo bello, troppo brutto, troppo tanto, troppo poco, troppo, troppo di qualcosa, io troppo piccola, troppo grande, non lo so. C'era una questione quantitativa in ballo, ecco, c'era una questione di chi non sopportava cosa, e lì c'è stato qualcosa di straordinario in quel giorno, perché ho compreso che ho compreso, usiamo questo termine, non lo so, e mi è stata un'illuminazione, grazie anche a un riflesso di luce attraverso il camice dei medici, il vetro della finestra e il cielo, è stato come un continuum. E lì ho detto, ma è proprio così necessario che io sia personalmente felice, cioè che sia una questione legata a cosa mi è successo, agli eventi che mi capitano, qualcosa che io debba raccontare. Cioè che sia una felicità guadagnata per comprensione, per eventi fortunati, per eventi benevoli, per obiettivi raggiunti. Ma è un delirio. E quindi ho proprio pensato questo, mi ricordo questo pensiero. Ma perché cercano questi medici la felicità in me da anni, quando è ovunque? Cioè, come se fosse mia responsabilità trovarla e determinarne l'esistenza o meno. Cioè, se io mi dico felice perché mi è successo qualcosa, la felicità esiste. La gioia esiste perché ho potuto vivere qualcosa di buono, di bello, perché mangio un Quindi se gelato. non c'è quello, E se non c'è quella, dov'è questa felicità? Scompare, svanisce, si nasconde. E così sono veramente Dio? Cioè, sono Dio allora? Posso generare questa felicità o annientarla a seconda di quello che provo, a seconda di quello che vivo? E lì smisi di essere Dio. Curioso, perché il 25 marzo è la concezione di Cristo per la tradizione cristiana, no? 5 marzo, 25 dicembre.
9 mesi prima del Natale. E lì ho detto, ma io non c'entro molto con questa gioia, questa, cioè l'io era quell'ego, io sono questo, quindi la felicità non esiste, quindi la devo trovare io, quindi nel mio passato, nel mio futuro. Mi sono un po' spostata da questo. Quindi quella è stata la tua prima iniziazione praticamente. No, ce ne sono state altre, è stato un lungo viaggio iniziatico che è partito quando avevo 4 anni, però quello è stato il momento più adulto in questo viaggio iniziatico. Se ci devo pensare, il mio viaggio iniziatico è iniziato a 4 anni in realtà, ma è un viaggio iniziatico che fa il bambino, ci hanno chiamato in tanti modi bambino indaco, ma non ci tengo in maniera particolare ad essere individuata in questo, ma il viaggio che fai da bambino o da ragazzo, perché se penso anche alla mia adolescenza, ho avuto degli incontri, degli eventi iniziatici, non sono consapevoli, non portano a un livello di consapevolezza che porta a fare delle scelte. Certo. A 31 anni questo livello di consapevolezza mi ha portato poi a fare delle scelte drastiche, a cambiare totalmente la mia vita e come ti dicevo prima, ci siamo salutate, prima ero, facevo un altro lavoro, sono laureata in economia, avevo vinto un concorso pubblico, lavoravo presso gli affari generali e legali di un grandissimo ospedale. Mai avresti pensato di cambiare? Mai avresti pensato di cambiare? Ma no, ma non avevo nessuna volontà, non si può concepire questo. Però quello poi in seguito, poi ho avuto subito dopo altri incontri molto importanti, l'incontro con il grande poeta Giovanni Raboni, che è il poeta angelo che poi mi offrì 3 profezie. La prima è: a quante persone cambierai la vita? L'ho presi per pazzo perché dicevo da un ufficio protocollo, non so cosa posso fare. No, ho detto boh. La seconda, incredibile, perché i cuori grandi ti vedranno grande e i cuori piccoli ti vedranno piccola, quello forse già lo comprendevo di più, ma il terzo, allora sarai in più libri di quanti ne riuscirai a scrivere, e si sono realizzate, perché è vero, sono assolutamente, non so più in quanti libri sono citata, tantissimi, veramente tanti, ne ho contati 12, ma altri sì, perché mi sono documentata, in effetti è così. Perché l'ALF, poi hai citato l'ALF, e sai, sentirsi dire queste cose, il 7 aprile 2001, quando ancora sei convalescente, lavori all'ospedale, sei mamma di 2 bambini piccoli. Che hai pensato che erano tutti matti praticamente? Ho pensato che avesse un modo molto curioso per tentare di sedurre una trentenne. Devo dire proprio quello che ho sentito. Dico, ma lo dirà a tutte. Era così. Poi no, ho pensato quella. La prima reazione logica è stato questo. Quando ero molto più giovane, gli angeli mi apparivano in maniera... così, come posso dire, naturale, non da adulti è meno facile accettare la loro esistenza, perché non li comprendiamo nel nostro campo visivo proprio, percettivo. Allora io dico, non fate molta attenzione al campo visivo, perché gli angeli veramente hanno gli aspetti più strani, più curiosi, può essere veramente il vicino di casa che va a buttare, non so, che porta giù il cane in quel momento. Vero. Allora, non è il campo visivo, secondo me, che deve essere allenato, ma il campo uditivo. Cioè, ascoltate. Ma no, nel nostro campo uditivo noi, forse terrestri, non prevediamo gli angeli, invece ci sono. Ci sono proprio. Certo. Allora Luciano, c'è un sacco di gente che ti saluta e ci saluta tantissimo il nostro Gabriele Chipewa. Grande amico, voglio tanto bene a Gabriele, grande maestro, solo anche nel suo libro. Certo, figurati se non ti cita. È venuto anche lui qua a fare l'intervista, infatti poi abbiamo parlato anche di te, quindi sei ovunque, Luciana. Sono ovunque.
Ovunquosa, mi hanno definito ovunquosa, mi hanno definito due care angelesse, Moira e Jessica, mi hanno detto tu sei ovunquosa, ormai ecco. Siamo comunque. Comunque, insomma, salutiamo. No, invece dobbiamo parlare di te. Comunque, salutiamo intanto tutte le persone che stanno scrivendo e ci stanno salutando, wow. Che sono veramente tante. Io volevo io fare sono qui aperta alle domande. Io fiorisco con le domande. Fiorisco con le domande. Fiorisco con le domande. Fiorisco quando entro in relazione. Intanto voglio far vedere i tuoi libri. Intanto io ne ho due qua. E respira come se fossi felice qua, che è scritto con Paolo Borzacchiello, sì. Molto bello devo dire, perché è una intervista che ti fa lui praticamente questa, ed è stupendo anche questo qua devo dire, e sì. Tu ovviamente hai lì con te il Tutto andrà bene, che no. Io voglio fare un'operazione tanto io rappresento il Tutto andrà bene, cioè io sono il Tutto andrà bene in carne, ecco, io lo vogliamo dire per chi, tutto andrà per chi bene. Non lo sa ancora, è Luciana quella del Tutto andrà bene, dei bigliettini che avete visto in giro ormai poi in tutto il mondo perché è diventata internazionale. Diciamo che comunque lei è una cosa che aveva già dal 2012 che porta avanti questa cosa qui. Sì. E quindi il libro non è altro che, diciamo, il finale. L'angelo, l'angelo Tutto andrà bene. Tutto andrà bene è il vestito dell'angelo. Se un angelo si presenta a te, si presenta solo con questo vestito. Anche se ti dovesse annunciare grandi difficoltà, anche se ti dovesse annunciare un ascesi perigliosa, gli angeli sono sempre Vangelo. Cioè, Vangelo vuol dire la bella notizia. Non c'è altro modo. Non siamo chi segue una via spirituale non può non abbracciarlo, perché non avrebbe senso. Non certo. Avrebbe senso. Spiritualmente parlando, mentre ammetto che a livello logico questa frase non ha alcun senso proprio e mai ce l'avrà, perché qui mi chiede ma in che senso, ma come, mai valutato e calcolato. Io porto avanti questo atto poetico dal 2012, non ho mai pensato che avesse un senso logico o un calcolo probabilistico forse, è come è la direzione, se la luce è in fondo al tunnel e rimane lì, cioè come aspirazione, la stiamo già vedendo, per cui è la via, non lo so, ma sai, ogni volta che lo spiego mi sembra ridicolo, perché dovrei mantenere no, devo dire il contrario, che... no? Cioè mi sembra così chiaro che la vita è così, ecco, cioè che la natura è così, ma purtroppo non lo è per tutti, tutto secco, morto apparentemente, i semi sotto la neve, eppure la primavera non c'è storia, sta per arrivare, è così, ma come non rimandi, non aspetti il nuovo DPCM, non potresti venire verso, non so, agosto, perché no, non aspetta. Non aspetto, vengo quando mi pare, ecco. Ma è la vita, per cosa spinge la vita a rigenerarsi continuamente? E per grazia è così, perché quando la vita gireranno le scatole, dici, sai cosa penso? No, invece è così, no. Continuiamo a fare figli, continuiamo a voler conoscere nuove persone, ci alziamo la mattina, ma già quello è la vita che ti fa svegliare e ti dice tu devi andare avanti. E non c'è. Mi piace molto questo. Poi non prendetela così sul personale tutto, cioè non è facile per me relazionarmi nell'ultimo anno, non è mai stato con terrestri, l'ho già premesso all'inizio. Relazionarmi perché ho sempre una certa malinconia per il mio pianeta d'origine, c'è, non l'ho mai nascosta, eccetera. Tutto così personale, tutto così definitivo, tutto ecco, così come dico quella ragazza di 30 anni. Che... Un po', Luciano, perché tu parli sempre che se noi togliessimo la storia
alla nostra... Sì, toglietela, non vi serve a niente. Brava, spiega un po' questa cosa, perché io so che ci sono persone che ci ascoltano che fanno fatica a fare questo. Non è facile, guarda, io rispondo alla mia carissima amica, nonché allieva, perché tutte le mie allieve sono anche amiche, perché, come dico, si nasce una relazione in genere all'altra. Valentina, che mi ha chiesto... puoi parlare proprio di questo, guarda caso, ecco, puoi parlare della rinuncia alla narrazione del sé, e è un esercizio impegnativo da 1 a 10, 10, ma è una svolta straordinaria, tremante. Certo, dovremmo saltare il 900, che ha dato così importanza alla narrazione del dramma del sé. Del dramma, diciamo. Del dramma, che... Lo stesso Jung arrivò a dire una cosa importante, dicendo: forse non riusciamo più a raccontare di noi senza raccontare di un evento drammatico, traumatico. Cioè, e pensiamo a questa cosa, incontriamo una persona nuova e nel giro di 20 minuti gli diciamo qualcosa che magari non va bene in noi, o che potevamo far andare meglio, oppure... raccontiamo il meglio di noi, il meglio della vita, punto di domanda. È così importante raccontarci in termini traumatici e negativi, e perché lo è? Dobbiamo saperlo, perché lo è? È diventata un'abitudine narrativa dagli anni 30-40 in poi, non era sempre stato così. Allora è una questione anche di quantità, quanto prende la narrazione la nostra vita e di quello che è successo al nostro nome e cognome, e quanto prende invece la narrazione dell'essere umano, la narrazione della bellezza, la narrazione delle potenzialità umane. Come coach, anche se non mi piace tanto questa parola, comunque come operatore, insegnante, educatore, master half, il mio obiettivo è quello di far emergere i talenti impersonali che ci sono in ogni essere umano. È molto magari meno intuitivo, no? Di dire che talento ho io, prima di dire che talento hai tu, che talento ha l'essere umano, che talenti ha l'essere umano. Prenditi questa responsabilità di appartenere a questa specie, e se vuoi con me, a me ha salvato la vita, ma magari condividiamo questa cosa, prova a viverti da essere umano, e quindi rinuncia un po', no? Alla narrazione dello specifico essere umano che sei. Non facile, ma si può fare un esercizio, provare per una settimana e vedere che cosa accade, sempre piccoli passi. E se si racconta qualcosa di sé, oddio, aspetta un attimo, che ho la batteria quasi scarica, e sì, se si racconta qualcosa di sé, allora siamo in diretta, ma riuscirò, fai Luciano, non c'è problema, tanto per questo sai perché l'ho chiamato il salotto di punto di svolta, perché è come essere a casa praticamente, quindi passa il gatto e piange, te che giusto. Hai il... Allora, è un po' l'impegno che ci mette anche colui che ascolta, o no? Certo, assolutamente. Allora, colui che ascolta magari non ha fatto la fila per venirci ad ascoltare, così, se io trovo dove si mette, ma che bello questo! Bellissimo, allora. Il bello della diretta questo, quindi... Molto bello, dici, ma... Perché hai cambiato il computer giusto adesso? Ma che ridere. Allora. Di lato, da qualche parte, non ci sta? Ma noi andiamo avanti, Beh certo, andiamo avanti. Allora, la questione grande è quanto tu sei capace, mentre io vado avanti, vedi, siccome quando rem tene verba sequentur, cioè se hai la materia puoi assolutamente andare avanti con la parola. Intanto io lo faccio vedere. Non ridere troppo, non devo ridere Luciana, una cosa seria. Intanto io Luciana faccio vedere il tuo libro, Respira come se fossi felice, che dopo ci spiegherai perché l'hai chiamato così. E intanto... L'ho chiamato così perché è l'unità minima della felicità. Ecco, e poi anche perché parli anche di una tecnica, perché tu ne hai inventato. Mantenere la calma.
risolve tutte le questioni. Perfetto, vedi che ce l'hai fatta. Benissimo. Oh, allora. Adesso che so usare in tutto e per tutto il computer di mia figlia, ormai mio tecnicamente parlando. Benissimo. Sì. No, voglio tornare un attimo. Allora, è fantastico perché ciò che raccontavo è accaduto mentre lo dovevo spiegare. È vero. È meraviglioso. Allora, se lo prendi sul personale, tu pensa, abbiamo vissuto in diretta, a chi può, no? A chi non certo. Capita, durante il giorno, almeno una decina di volte ci sono delle difficoltà, ma sono ottimista. Allora c'è una parte di te che dice hai sbagliato tu questa cosa, ecco fai sempre così, capita soltanto a te, gli altri chissà cosa penseranno, allora lascia perdere. E questo diventiamo quello in sì. Automatico, no? Oppure dici ok, come posso risolvere questa cosa da essere umano? Se c'è un problema c'è una soluzione, ma mantenere il centro fondamentale. Ecco, infatti, il centro è pazzesco, ma brava. Non è personale, il centro è umano, il centro è impersonale. Allora, io so bene che adesso sto dicendo qualcosa di così semplice, di così complesso allo stesso modo. Ci vogliono anni e anni e anni e anni di esercizio per far emergere l'ovvio dentro di noi. L'ovvio dentro di noi. Perché la luce vuol dire questo, ciò che è lì da vedere. Esatto, tu dici. Il contrario è occulto, mentre chi sono, da dove vengo, perché sono in questa situazione, io. È un abisso che in realtà non ha mai fine. Non ha mai fine. Mentre invece ogni evento veramente offre un'opportunità, ma tutto. Allora lo leggiamo migliaia di volte su Facebook, su Instagram. Ah, è una cosa. No, fallo. Sì. Come fare? Evita di raccontarti attraverso date, eventi, tu prima hai detto 25 marzo, no, me l'hai chiesto e quindi è stato un punto di svolta. Io ho cercato di mettere qualcosa di universale. E quindi se la narrazione ha un qualche senso universale può aver senso, altrimenti prova a vedere cosa succede. A non usare date, a non usare luoghi, prova. E allora devi scrivere una poesia della tua vita, una poesia che può essere letta anche 300 anni, 200 anni, mille anni fa. Mi è piaciuta quella frase che dici sempre tu, no? A parte questa appunto di non raccontarsi, questa cosa che stavi già dicendo. Che adesso mi è sfuggita, però sicuramente tra un po' ne parlerai. Vedi, stasera andiamo così, Luciana. Va bene, perché siamo innamorate. Intanto io che do sempre una spiegazione d'amore. Altra cosa, trovate sempre una spiegazione d'amore. Funziona sempre. Siccome l'amore è tutto, e insistete voi terrestri, ma anche noi extraterrestri, nel dire che l'amore è tutto, e su questo ci incontriamo, non importa da quale pianeta si venga. Troviamo sempre una spiegazione d'amore. Proviamo. E guarda che viene sempre. C'è sempre una spiegazione d'amore. A volte è più chiara, immediata, diretta. E altre volte ci vuole un po' più di impegno. Cioè, ma perché siamo così stasera? Perché siamo innamorate. Quando si è innamorati... Si inciampa, non vengono bene le parole. No. Ho detto la cosa giusta. Sarà l'emozione di averti qua, Luciana. Allora, ma è il minimo. Allora, Luciana, so che tu hai creato delle tecniche per riuscire a far star bene le persone in qualche modo. E tu dai molta importanza anche al corpo, no? E quindi sì. Reputi il corpo un guaritore, in poche parole. Sì. Quindi unendo, non so, la respirazione, anche i movimenti del corpo e soprattutto il linguaggio, hai trovato questo modo che adesso magari ci spieghi. Questo lo chiami... No, guarda, quando l'ho spiegato via in 5 minuti, spiegarlo no. No, spiegarlo no, perché sai, si genera l'illusione che sento la spiegazione di un minuto
e ho capito, spiegarlo no, già dire il corpo è il guaritore non si può, cioè spiegarlo bisogna viverlo, quindi se te lo spiega qualcuno non lo farai mai. Certo. Più si diffonde la notizia neuroscientifica che il sorriso è in grado di abbassare la pressione arteriosa, quindi il sorriso volontario per 5-10 minuti, verificare quella pressione che si abbassa, meno le persone lo fanno, perché lo gliel'hai spiegato. Attenzione a spiegare, noi diamo un'importanza incredibile, non utile alla parola ti spiego. Non spiegate niente. Niente. Quando mi chiedono le informazioni per i miei laboratori, io non ne do nemmeno una. Dico quanto costa, quando si fa, basta, dove? Fine, dammi la mano, ma non ci credo, no. Perché se io te lo spiego, già blocchi tutte le possibilità di fare quell'esperienza. Tutte. Cosa si fa questa sera? Si balla il rock and roll? Ah, so già. Come dire, sì, lo so già. Lo so già, oppure si va a cancellare l'esperienza. Spiegare è come negare. Se spieghi come in più, non serve a niente. Se io non sai nuotare, ti spiego come nuotare, tu dici, ah, ho capito, fai così, vai nell'acqua, fai così. Quando lo fai, anneghi. Perché è così. Quando il corpo è il guaritore, io lo so che non sono simpatica al 99% degli occidentali, la spiegazione non serve assolutamente a niente, altrimenti non avremmo milioni di persone che hanno letto Siddhartha, le vostre zone errone, come essere felici in 5 minuti. E siamo ancora là. Avete letto, avete preso la spiegazione, siete disperati lo stesso. Perché non fate con il corpo? Ma non è colpa dell'occidentale? È che l'occidentale è stato cresciuto negli ultimi 60-70 anni a credere. Lo so, quindi lo sono. Cazzata straordinaria. Ah sì, quelli che tirano le braccia su dell'ALF si può dire. Prova a vivere così. E questo il rischio, io sono stata corresponsabile con le mie dirette, nella mia generosità sicuramente, ma ho compreso ancora di più questo. Più spiegavo, meno addirittura gli allievi che più sono impegnati a fare esercizio fanno, perché sono sazi della spiegazione. Noi esseri umani ci saziamo e sempre più velocemente vogliamo, mi viene chiesto nelle dirette, come si fa a superare la paura di non piacere agli altri? Allora, noi operatori abbiamo fatto dirette di 15 minuti con qualcosa che necessita di pratica attiva per anni. Quindi, non è tanto importante sapere una quantità di cose, ma praticarne massimo 3 tutti i giorni. È vero. Questo non la vuole la mente, vuole dimmi, dammi, fammi di più, di più. Se qualcuno portasse a casa veramente l'esperienza di ciò che ho detto stasera, non il sapere, ma l'esperienza, potesse fare esperienza, sarebbe come se io guardando Agassi o Agassi che gioca a tennis, una sera poi potessi vincere. La coppa, non so. Certo, posso giocare a tennis. Posso spiegarmelo quanto gli pare, ma devo mettermi lì. Questo un po' è un po' la parola spiegare, che il corpo è un guaritore, la spiegazione è questa, lui è sempre in gioia, tu a volte glielo permetti e a volte no, questa è la spiegazione. Quindi della serie dobbiamo farci da parte. Sì, che poi si realizza un paradosso che non è possibile spiegare, che è questo. Più permettiamo al corpo di essere in gioia, indipendentemente dai nostri pensieri, non ci penso manco per la capa di cambiare la qualità dei miei pensieri. Un'operazione cervellotica, adesso cambio la qualità. Ah, mi annoia e poi non ci... Perché poi se la mia mente pensa quelle cose, belle, non belle, saranno affari suoi. Non è che... Ecco. Ma non faccio fare attenzione. Mentre lei
può pensare quello che vuole, il mio corpo ha reazioni solo per il bello. Cioè c'è un guardiano di soglia, ferocissimo, che dice: io posso dire anche la peggio cosa, vedi che già inizio a dire, perché rido? Perché il mio allenamento mi fa ridere tutte le volte che dico qualcosa che aggancerebbe la mente, che porta il corpo in giù. Ma io ormai rido in automatico, perché l'allenamento fa compensare. Se tu rivedi tutte le mie dirette, tutti i miei video, a un certo punto se io dico qualcosa di bocca, che nel mio nostro linguaggio è basso, scuro, ecco, contrario, mamma il corpo, e alto invece. Contrasto, perché il corpo può essere sempre in gioia. Poi posso dire qualsiasi cosa, pensare qualsiasi cosa, ma il corpo non è mio, non è di mia proprietà, è di una proprietà divina, di un Dio felice. Quindi io posso dire le cose che voglio. La verità è salva, perché guai a toccare la verità di questa realtà che no, se io non sto bene devo dire che non sto bene, sì, ma non devi per forza fare il gobbo di Notre Dame per rendere questo più congruente. E quindi è stato nel respira come se fossi felice, parlo di incongruenza salvifica. Nel senso che il corpo rimane al centro della gioia, con postura, respirazione e il fluttuare degli eventi, quindi anch'io penso, pensate, persino io penso cose non belle, ma potrei pensare forse anche il triplo degli altri, ma non è quello. È che non ci si lascia trasportare. Quello è un nastro, e poi il corpo può avere delle reazioni, e bisogna fare molta attenzione. La prima attenzione è l'apnea, quando noi diciamo qualcosa di non buono per il corpo. Contraiamo. Se leggete il giornale, guardate la televisione, quelle 500-600 apnee ve le fate. E allora allenatevi, dirò qualcosa di... Cosa ci dici, Landoni? Guardate un telegiornale senza modificare la respirazione. È una prova inversa, perché è comodo fare quelle belle meditazioni con davanti i fiori, le rose e la candela. Alla quando ci sono tutti poi escono col Kalashnikov, ma non avevi fatto quel corso? Cioè, vi porto nei boschi, bellissimo, vi porto nei boschi, però poi o abito in un bosco, o abiti nel mondo, e se abiti nel mondo, io faccio fare la meditazione inclusiva, quindi durante i laboratori dico: guai a voi se spegnete il cellulare, guai, perché non siamo fuori dalla terra. Adesso entriamo in una dimensione altro. No, ma qua è come dimensione altro, io abito... Siamo sempre qua. Cioè, sono al terzo piano di un condominio, vicino di casa... Mi rompe le scatole ogni secondo, cioè poi quando torno a casa, oh yeah, non posso fare questo. E quindi fate meditazione inclusiva e vedete, no? Perché spegnete tutto, perché... Sì. No. Prima però fate allenamento, perché altrimenti forza di spegnere tutto dove andate a vivere, in cantina, no? Cioè, certo. Io abito attaccato all'ospedale, sento tutti i giorni queste cose. Quindi dove comincia a scappare. Invece prova a mantenere come esercizio, caro allievo, cara allieva, la respirazione costante di fronte a un'immagine non buona, addirittura mezz'ora di telegiornale, e vedere di tenerla lì. Quella è un buon allenamento per il centro. Come uno respira in quel momento, come vediamo come il corpo sciogli le spalle, e allora scopri che c'è qualcosa che accade fuori, e qualcosa che è millenario dentro. Quello che accade fuori ha un secolo, un giorno, un'ora, un minuto. Quello che esiste dentro esiste da sempre. Quindi hai una potenza temporale rispetto all'evento. Quando mi dico, ma sì, vabbè, ma accade adesso, quello che accade dentro di me, mai esistito ed è sempre esisterà. Cioè non può essere descritto neppure in termini di tempo. Per cui scoprire quella dimensione però si parte dal mondo.
sentendo poi attraverso questo esercizio che non sei nel mondo, ma non del mondo. Se invece ti devi bardare, chiudete il televisore, chiudete quello, spegnete quello, chiudetevi, mettetevi in cantina, mettete sotto una coperta, mettete davanti alla candela, guardate solo i fiori. Ragazzi, poi mi sbarellate, poi mi scrivete, sono 20 anni che faccio questo mestiere, ma prima o poi il mondo ti appare. E lì è la grande palestra, per quello dico, che oltre ad essere molto, come posso dire, allievi, se ci siete, come sono non così dolce durante i miei laboratori, ma perché la vita... Ti dicono maestra, sei meravigliosa, ti dicono maestra, sei meravigliosa. Sì. C'è scritto qua. Sì. Perché mi devo preparare per i meravigliosi, se no che figura ci fai con i meravigliosi? Cioè loro arrivano meravigliosi, tu no, non è una questione di pandant, siamo in pandant. Sì, guarda, ci divertiamo tantissimo, perché la via spirituale o è divertente o gioiosa o c'è qualcosa che non mi torna. Esempio, questo avere dogmi sempre, no, sulla via spirituale, che io non amo tanto, no? Questi dogmi, e devi essere così, devi essere colà, ma io trovo la via spirituale una cosa che deve essere libera, non... O no, Luciana, dimmi tu. Ma, guarda, non riesco neppure, cioè, secondo me rimane un po' così. E io, allora, ci sono vie spirituali che sono ancora vie mentali. Allora c'è la filosofia per questo, perché chiamarlo spirituale? Esatto. Cioè c'è la filosofia, che io adoro, amo, leggo i filosofi, amo la matematica, ma la via spirituale nasci, sbaglia tutto e ridi. Cioè è la sperimentazione del sé che ci fa scandalosi, impertinenti, inopportuni. Se c'è una via spirituale così tanto condivisa da masse, ti fa scandalo lo spirito, l'anima è scandalo perché non si riconosce nelle leggi del mondo. È scandalo, è oltraggioso. Ma chi è quest'uomo? Il blasfemo? Ma bacia i suoi compagni, li bacia di molto. Cioè, come osa far miracoli di sabato? È un osare. Ma attenzione, non c'entra niente la trasgressione del codice civile penale della strada, non c'entra niente. È un osare sé. E come può... Allora, io ho seguito dei maestri molto rigidi e mi è servito, devo dire, perché mi è servito sono in maniera disciplinata libera a vedere tutte le tentazioni della comodità. Attenzione, ok, la via spirituale non è mai comoda, quindi a evitare la comodità, la mettercelo a posto. Quando io dico fate meditazione inclusiva davanti al telegiornale, vi fate un rete 4 proprio, una roba... attenzione, una roba da guru, da illuminare, però mi fate un mezz'ora, peccato non c'è più Fede, perché c'era anche il gioco di parole, che era... Ma... Quando io dico questo, e attenzione alla comodità, cioè che la via spirituale poi non sia una comodità di trovarci tra di noi, possiamo comprenderci in un linguaggio esclusivo o peggio escludente, ma è una sperimentazione esperienziale in cui nessuno sa veramente cosa è giusto e cosa è sbagliato. Esatto. È quello che io dico, il corpo è il guaritore, però ascolta come nella gioia ci sia tanto da raccontarti e tanto da svelarti. Ma la via della gioia è la via più scomoda che abbia mai corso, perché quando ero depressa sembra incredibile, le mie boccettine, mi facevo di tutto e di più, dormivo, non era mia responsabilità, stavo male, il mondo è un posto... E poi quando c'è il mondo un posto orribile, avevo milioni di persone disposte a mettermi un like,
nella mia vita. E gli amici si vedevano nel momento del bisogno, tutti accanto a me, quindi è anche un po' non, mica facile rinunciare a tutto quel soccorso, quella comprensione. E da quando pratico la via della gioia... Ce n'è meno, dici? Ce n'è meno, ma dove la vedi sta gioia? E quindi quando mi dicono è facile, non seguite la via della gioia, perché la volete seguire? Ma siete pazzi completamente? Ma no, ma rimaniamo depressi. Rimanete così, una via di mezzo. Quando c'è il sole, bene, quando piove, tristi. Così i fili della marionetta, la marionetta si può accasciare e prima o poi qualcuno la tira su sta marionetta. Qualche giorno buono capita a tutti, per caso. Va bene anche così, perché la via della gioia chiede tutto. E i miei allievi lo sanno, i miei allievi dedicano tutta la loro vita, indipendentemente dalla loro professione, a questo. Insomma, la mattina, la sera, mattina. Però sono volontari. Quindi non è che... Non li ha costretti nessuno. Ascolta, Luciana, hai accennato prima una parola, fede. Dimmi qualcosa. È il mio persecutore? Mi fa stalking. Io so l'unico stalker che è impossibile da prendere, perché è inutile, io lo denuncio, mi chiama tutti i giorni, notte, di giorno. Lo trovo dovunque, cioè tu credi, non dici, non lo troverò sotto casa, lo trovi sotto casa, parti per la Birmania, vai in Birmania, in Turchia, in Canada, appena scendi, metti giù il piedino dall'aereo lì e tu chiami la polizia, l'Interpol, dici, non c'è, è sempre lì, è sempre, no, la fede ti prende, no? Anche perché a livello logico, sai, io non ci credo. Il mio matematico interiore fa i suoi 2+2 e dice no, altrimenti, a parte anche lì non è che, ma non regge però, vedi, anche la parte logica, è così poveretta, è così pochetta. E poi arriva questa cosa che non lo so, veramente non lo so, non è comoda, no? Però è così, lui dice io sono tutto, sono l'amore, sono tutto, non discute, no. È impossibile, ci ho litigato, sono diventata, ho scelto di essere atea per alcuni anni, ho detto, tu vai via, non ci sei, poi arriva, ma se tu mi dici chi è, com'è, mi hanno chiesto, ci faccio un identikit signora, che vediamo se possiamo fare qualcosa. Non sai cos'è, pace, diventa tutti, cambia forma, diventa un animale, un cane, un gatto, un fiore, un muro, ma come signora decida, mi ha detto anche che è un camion, sì, perché l'ho visto. Insomma, è un Dio felice, quindi un pazzo totale, perché essere sempre felici, è un Dio sempre gioia, felice, quindi non è molto comprensivo quando non sto tanto bene. Aspetta, io ti aspetto, ma non vieni qua? No, non ci penso proprio, quando vieni su. Quindi non è facile, chi ha scelto un Dio felice... lui vuole la tua partecipazione, quindi quando non dici che la vita è bella, quando dici qualcosa contro la vita, lui dice ok, mi sposto, e lì è l'unico momento in cui puoi startene veramente da solo, però dopo questa solitudine è insopportabile, e quindi appena sorridi arriva, appare, dice ah, ti sei ricordato di me. E poi fa fare grandi cose, io dico che fa grandi cose, io ho visto fare grandissime cose, e noi siamo mezzi strumenti, ognuno, chi con la sua religione, con la sua filosofia, siamo solo strumenti. Anche, guarda, io ho visto molti che si definiscono atei, che sono assolutamente posseduti da lui, non lo sanno. Certo. Per cui molte persone d'anima che dicono, ma non credo neppure che ci voglia così tanta consapevolezza, però testimoniare sì, testimoniare è importante, perché ci sono molte persone che vivono questa relazione con il divino da sole,
credo di essere stato d'aiuto a molte persone a dar voce a questo sentimento, che è soprattutto la fede, è soprattutto un sentimento, non è un ragionamento, è un sentire, un sentimento, una relazione sentimentale con qualcosa che è più grande di te. Mi viene in mente Massimo Cavezzali, che non credo che sia un credente, che però scrisse: si può pregare e prego anche se non si crede in Dio, ma perché si sente che esiste qualcosa di più grande di noi. E chi non lo sente, come fa a non sentirlo? Cioè, mi chiedo, è la cosa secondo me più ovvia, che ci sia qualcosa più grande di noi. Non mi riferisco esclusivamente a una questione geografica, geometrica, quantitativa. Si sente, dai, si sente. Si sente. Quindi tu dici che si sente la presenza e non c'è bisogno di definizioni. No, perché veramente non ce ne dà, non ce ne offre, io credo. Perché non ce ne dà, non ce ne offre. Nasci, sbaglia tutto e ridi, non ti fermerà, non fermerà la tua mano, né se hai in mano una penna per scrivere una poesia, né se hai in mano un coltello, non ti fermerà mai. Ti lascerà fare. Non saprai se lo sbaglio è scrivere una poesia o usare quel coltello, eh. Non lo saprai in assoluto, fino a vedere un disegno, per quello non giudicare, perché non lo sai. Astieniti da fare ciò che ti dà dolore, questo sì. Per me questo è un sapersi orientare. Astieniti da ciò che non ti dà dolore. Però, che ti dà dolore, però, detto questo, non l'ho detto. Nasci, sbaglia tutto e ridi. Sei qui per fare esperienza di te, così come sei. E questo è la individuazione. Questo è la via più ardua. Certo. Per fare esperienza in gioia di te, ma ho fatto questo, non mi conosci bene, se tu mi conoscessi veramente, e mi merito la gioia, la svolta. Per me il punto di svolta nelle persone che ho visto che è il punto di svolta, è quando le persone affermano mi merito la gioia, lo affermano con i piedi, con le ginocchia, con le spalle, quando c'è questa esperienza fisica del mi merito la gioia, tutto il corpo diventa, si incarna, e allora lì c'è una svolta, perché allora anche nei confronti perché degli altri è come se l'accettassi praticamente, no? Nel la momento gioia che lo dici, perché viene offerta costantemente da ogni mitocondrio che forma la nostra cellula. Cioè, la gioia è fisiologica dentro della serie, non siamo nati per soffrire, no. È una palla che ci hanno raccontato per tanti anni. Non abbiamo organi della sofferenza, non abbiamo aculei, non abbiamo artigli, non abbiamo veleno nei denti, non abbiamo la corazza, siamo corpicini rosa, meno rosa, più gialli, più bruni, più non importa il colore, ma morbidini. Siamo belli morbidini, se la nostra, no, infatti, ma sì, proprio il corpo parla, ci sono morbidino, soffrire cosa, mi sbatti contro un muro, mi graffio subito, mi sembro nato per soffrire, è vero, cioè, mi fai cadere dal seggiolone, avrebbero non fatto sembra, cioè, se mi prendi un coccodrillo, sai, trae la fauce, allora è nato per far soffrire, un po' anche per soffrire. Ma noi siamo, cioè, chi ci prenderebbe tra gli animali come schiavi? Solo tra di noi abbiamo avuto questa idea. Perché cosa ci fai con un essere umano? Cioè, al massimo la gallina cosa fai, gli dai miu 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 miu, cioè, non, un elefante cosa se ne fa di un essere umano? Niente, perché dice, siamo noi che abbiamo bisogno di tutto, di tutti. Fanno una domanda, Luciana, dice, sì. Ma quindi quando si scopre la gioia si è sulla via spirituale? Sì, penso che sia, sì, penso di sì, penso che siano dei segni, non è l'unico, ma si scopre la gioia vuol dire che anche mentre si soffre, chi è sulla tanto, fisicamente, psicologicamente, e chi è sulla via spirituale ha la gioia come conversatrice.
E questa forse è la differenza del soffrire senza una via spirituale e del soffrire all'interno di una via spirituale, perché non c'è un benefit, eh. Tu sei sulla via spirituale, a te niente. Ma come mi è venuto un mal di orecchio? Va bene, cioè, anch'io non ho l'immunità, ma la conversatrice è lei, arriva lei a conversare con te. Arriva lei a conversare con te. Potrei dire questa immagine, ma non posso spiegarlo. Arriva lei, ha senso, lo offri, lo trasformi. Per cui quando, per esempio, il mio cuore è disperato, sento il cuore proprio così, la mia via spirituale, la nostra via spirituale, dice offri ciò che cerchi, ringrazia come se già l'avessi. Brava. E quindi da quello che quando sento questo dolore nel cuore io alzo le braccia e dico offro la gioia della pace nel mio cuore. E tu dici ma tu sei completamente pace, cioè senti dolore nel cuore, offri ciò che cerchi come sì, e sì. Ringrazi come se già l'avessi. Sì. Leggevo proprio è un questo libro. Leggevo proprio nel libro che hai scritto che infatti tu dici non ti ami, ama. Ama. Sì, se non ti ami, quindi, non ti ama. Dai, senti la mancanza di qualcosa, offri. Dallo, offri. E sai, è molto semplice, e per questo è terribile. Tutto ciò che è semplice per l'essere umano è terribile, no? Quando tu dici a una persona, ho paura di prendere l'ascensore, prendilo, è terribile quando lo dici così, perché sa che è vero, cioè sa che ci metterà miliardi di anni per arrivare alla fine, o prendi l'ascensore, o... E tutto ciò che per noi è ovvio e terribile, perché ci denuda completamente. E una persona, mi ricordo all'inizio della mia carriera, appunto 20 anni fa, circa, una persona dice, ah, mio capo ufficio non mi stima, boh, 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 boh. E io sono una maga, uno chiaroveggente, vedo, leggo e prevedo che manco tu stimi lui. Per niente. Vabbè, ma cosa c'entra? La stima si deve, non si può ottenere, si deve offrire. E allora le disse a questa persona, trova 10 cose che comunque ti piacciono di questa persona, anche il cinturino dell'orologio, il colore delle scarpe, e comincia a osservarlo in questo modo. Almeno una cosa la sa fare. Questo è un cambio, perché la conversione del cuore, perché è faticosissima e gioiosissima, perché la conversione del cuore è da dentro a fuori, tutto da dentro a fuori, quella è la conversione del cuore, qualcosa di estremamente impegnativo, tutto da dentro, tutto, perché tutto, devo essere fonte, però mamma mia, no? Voglio essere secchiello, essere riempito dagli altri, oppure svuotato, quindi è impegnativo, no, è impegnativo. Quando, bellissimo quello che dici, Luciana, veramente. Quando viene una persona, perché tu fai consulenze individuali, quindi cioè, sono arrivate delle persone che hanno detto, Luciana, sono depressa. Sì, allora, bisogna mettere in chiaro i ruoli. Se la persona è depressa, deve aver avuto una diagnosi di depressione che non gli può fare nessuno, non se la può fare da solo una diagnosi di depressione, né glielo può fare una maestra alfa, un coach, un counselor. Quindi la diagnosi di depressione va fatta da un medico, non vi autodiagnosticate niente, né cercate. Quindi la prima cosa è che la depressione va diagnosticata da un terapeuta, da un medico. Quindi può aver ricevuto una diagnosi di depressione, e se ha ricevuto una diagnosi di depressione può seguire generalmente varie strade, lo psicofarmaco, psicofarmaco con psicoterapia, eccetera, eccetera. Allora, quindi io, il mio ruolo è il ruolo spirituale che è, come diceva Carl Jung, le professioni che parlano d'anima non hanno muri che le separano in maniera netta, hanno dei vetri trasparenti. Importante che la persona che si definisce tale, che sì, ha ricevuto una diagnosi tale, ma non è il momento, se prende psicofarmaci, perché ci vogliono risorse bio forti e nessuna richiesta, se vuoi, di consolazione
strumentale. No, io sì, ho detto torna, perché parlo da persona che ha sofferto di depressione per tanti anni. Se fosse arrivata una via spirituale allora, mi avresti trovato nuda in mezzo alla strada, che sbuccia così dire il mondo, perché non avevo le risorse dell'io per gestire la potenza di una via spirituale. No. E quindi no. Penso che sia necessario un percorso clinico, e poi c'è tempo, ti aspetto, sono qui. Leggi i miei libri, pratica, alza le braccia. Ah, alzare le braccia verso il cielo fa bene a tutti, in 2 minuti. Perché sempre, quando uno esulta, alza le braccia, no? Però no, vi dico anche non sostituitelo, ci vuole un percorso spirituale di evoluzione, ha bisogno delle risorse dell'io a posto. Cioè che le persone siano in grado di provvedere a se stessa. Io per esempio, quando ero nella mia crisi acuta, la mia depressione severa, io non ero in grado nemmeno di lavarmi da sola, quindi se qualcuno mi avesse proposto la Lamborghini, l'avresti mandata quel paese. No, o se no mi sarei trasmutata in un raggio di luce, perché era meno 1 milione di energia. Se tu gli dai lo switch, lo fai diventare più 1 milione, e questa persona diventa una stella che esplode nel cielo. Quindi energeticamente parlando bisogna essere un po', sai cosa? Un po' bocce ferme, un po' la mia vita mi... Ecco, magari un po' confusi forse. Ecco, sono un po' arriva confuso, una persona confusa. Il mio lavoro, per carità, torno a non casa, mi piace. Sento che qualcosa... Ecco, allora lì... C'è una crisi spirituale, ma di senso, che senso ha questo? Che senso ha? La domanda, ecco, oppure voglio migliorare, voglio stare meglio, sì, ho i miei medici, le mie cure, tutto quanto, però voglio avere un rapporto spirituale. Oppure uno dice sento che c'è qualcosa di più, ma non riesco a capire cosa, anche, insomma, no? Anche. Ecco, una lettura per fare chiarezza. Energetica. Ecco, c'è una domanda per te, Luciana. Dici, come si fa a trovare la nostra missione in questa vita? È una domanda da 1 milione di dollari. Mi fanno domande da 20 anni in Tibet, in una diretta Facebook. Io vi amo, perché siamo amore, voi siete la creatura più... Però è lì l'inganno, nel credere che ci sia la frase, no? Del come una persona ci sia una risposta. Ma il fatto che la risposta ce l'ho. Ti metti saltelli 3 volte sul posto ad ogni cambio di ora per 1 anno. E allora cominci a dare una dimostrazione a te stesso di volere dare una disciplina ferrea. Eccomi, questa è la risposta. Eh? Ad ogni cambio di ora devi saltellare sul posto con le braccia per 1 anno. Diciamo che si cerca sempre una via semplice, no? Quello che vogliamo sempre è la via semplice. Ma se vediamo in diretta su Facebook il come troviamo la nostra missione nella vita, non vedo niente, per cui non so chi sa, non è colpa della persona che scrive, e che abbiamo noi anche operatori fatto credere, o perché la facciamo vedere facile. Perché quando Agassi gioca a tennis, non si vedono i milioni e milioni di ore di allenamento. Dice, è facile, prende la pallina, la colpisce. E quindi come si fa? Prendi la pallina, quello che ti ho detto prima, la colpisci 1 miliardo di volte e poi tu intanto fallo. Quindi quando le persone mi chiedono, io do degli esercizi, ma li aspetto, perché un maestro mi aspettò 1 anno. E, ma no, non è così. Se la persona dice non è così, vuol dire che già lo sa. Certo. Non è questo, non è dire 100 volte al giorno, 100 volte, tutto può l'amore, l'amore può tutto, per 1 anno. E io dico, come fai a sapere che non è questo? Vuol dire che lo sai? Vuol dire che hai già percorso? Vuol dire che stai scegliendo con la mente? Cosa mi conviene? Questo mi piace, questo no? E parlare di spiritualità sui social, posso dirlo? È sbagliato. Io sto facendo qualcosa di sbagliato, lo so, è sbagliato. Sono responsabile, sono colpevole, ma nasco, sbaglio tutto e rido. Lo so che è sbagliato, quando mi chiamano i maestri, mi dicono, Luciana, che stai facendo? Ma sei pazza? Sei folle? Che stai facendo? Stai facendo il miracolo, il sanno? Ma lo so che è sbagliato, è stato sbagliato sin dall'inizio, è inutile che ce la cantiamo, ce la sogniamo, perché l'abbiamo reso molto simile al coaching, al come riparare la lavastoviglie e come raggiungere. Ma siamo noi che abbiamo generato questo fenomeno,
noi che abbiamo semplificato tutto, filosofia, via spirituale, la via teosofica, l'esoterismo, diciamo la magia. Diciamo allora, allora che dico a questa persona, chiediti perché volevi saperlo su Facebook. Non è qui, ecco, già ti dico, ma come Landolfi, ma allora mi stai bruciando come coach, come maestra, non verrò da te. No, perché in questo momento vedi un maestro che non dovrebbe fare quello che sta facendo. E ti ho detto molto di più di quello che volevo dirti. Quindi diciamo, Luciana, che non ci sarebbe niente da cercare, no? Sì, molti se la cavano così. Allora, che non c'è niente da cercare, devi dire quando hai preso la pala, è entrato in un campo da calcio e l'hai scavato tutto. E quando non hai trovato niente, sudato, invecchiato, con certo, i calci alle mani, devi affermare, puoi affermare, non c'è niente da cercare. Quello con la pala in mano che guarda il campo e dice non c'è niente da cercare, mi insospettisce. È difficile, certo. Mi piacciono le persone che arrivano all'ovvio con tutta la fatica, il dolore e il sacrificio per arrivare all'ovvio. Mentre la via comoda ti fa dire prendo il risultato, so che non c'è niente da cercare. Che è un po' così, no? Ma il ricercatore, beh, certo, sa, diciamo, che è sempre arrivato, ma non si ferma. Però è vero. Dice sì, ma c'è ancora quell'angolino lì del campo da scavare. Ma lo sai che non troverai niente. Oh! La mia via è scavare, perché è la ricerca. Non che ricercatore è. È la verità, no. Cioè non è che la verità poi la trovi, ma quando mi dico ma la verità non esiste, se tu tanto parla per te, perché se io dico a lui che la verità non esiste, mi manda uno zoc, mi fulmina, mi dice come io. Però al di là di quello, di una verità di fede, una verità di mente non la troverò, la verità di fede è una verità che raggiungerò con la morte. Non certo adesso, ma è la ricerca della verità che ci rende fighi. È questa fatica che ci rende fighi, è questo alzarsi la mattina a dire cosa posso pregare oggi, come posso mettermi, cosa posso fare oggi, che ci rende fighi, forti. E rialzarsi, ricominciare, riprovare, canto, ballo, ringrazio. Questo ci rende, non sapere, no, ho preso questo, ah certo, ma tanto non c'è nulla. È questa fisicità della fede che mi piace e tutto il resto ci credo poco. È una fede pensata, detta, ci credo molto poco. Mi piace quando il corpo diventa tempio, il corpo è tempio, quindi sono con Amma, la donna che abbraccia tutti, che dice tu, che è durissima come donna, lo dico sempre, ma dolce, ma qual è dolce? Ma avete sentito cosa dice? Dolce. Tu non hai diritto, Marisa, di tenere il tuo tempio triste. Il tuo tempio è il corpo. Non ne hai il diritto. Non ne hai il diritto. Ma la mia mente fa niente. Tu balla, ridi, canta, abbraccia e ringrazia. Ma io penso delle cose terribili. Pensale. Ma non farle vivere nel corpo. Questo è. Allora, ma siamo ragazzi, pensa con Sanremo, ma pensate. Gabriele dici è magnifico quello che trasferisci, Luciana, e io sono d'accordo. Sì, fatelo, perché non so, ve lo devo sempre annunciare io che il tempo sulla terra è limitato ed è dedicato al corpo, perché se l'anima fosse per l'anima, cosa viene anche l'anima, no? L'anima non aveva neppure bisogno del corpo per se stessa e basta. Vuol dire che il corpo è un'esperienza necessaria, esperienziale necessaria, che è molto di più di mangiare, fare l'amore, che è già molto, molto bello, respirare, ma averne una, come posso dire, un innamoramento divino del corpo, un innamoramento divino. Non sentirlo proprio, sentirlo momentaneamente ospitante. E quindi io sento molto il dono carnale del tempo, il fatto che questo corpo mi stia ospitando per un po', ed è pochissimo, poco, certo. 9 minuti la percezione di vita sulla Terra che avremo, non più di 9 minuti, quindi tranquillo, come dico, non passa mai, tranquillo che passa, non ti illudere, dico. Ascolta Luciana, nel tuo libro, no, tutto andrà bene. Mi sembra che è lì che parli dei morituri, sì, e degli immortali. Ecco. Io sono una moritura
esperta. Vorrei che appunto chiarissi un po' questa cosa, perché secondo me è molto importante, no? Non Che la ognuno posso di noi. chiarire. Vabbè, hai già capito cosa Allora, intendo? io verto la mia comunicazione sulla confusione perché sapete già tutto. Quando dice chiarire, lo sapete già, se io dico morituro e immortale, è già una persona dentro di sé questa cosa. Morituro è colui che è perfettamente consapevole della sua natura carnale, potremmo dire. E l'immortale no. L'immortale è la mente ragiona da immortale, quindi può permettersi di star preoccupata per 7-8 ore, 3 mesi, 2 anni, perché non ha una concezione del tempo. Mentre il morituro no, non se lo può permettere perché morirà. Sa che morirà, ne ha la certezza piena, Quindi non sta a lo perdere del tempo. sta a riempire, a celebrare, con tanta anche malinconia, che ne ha un po' di più rispetto all'immortale, perché l'immortale è malinconia. Invece io spesso piango durante il giorno perché ho già malinconia della vita. Madonna, quanto sei bello! E canto come vecchioni, è così bella che sembra impossibile doverla lasciare. Quindi ho molta malinconia della vita. Dice, ma sei ancora viva? Sono anche già morta. Perché c'è questa doppia dimensione di essere già morti tutti da migliaia e migliaia di anni, perché il tempo è un flusso che non è che adesso sta passando e non c'è niente dopo. Noi creiamo che domani non esiste. No, credo che c'è il vuoto, c'è l'universo, domani, no, no, è tutto già accaduto contemporaneamente, noi percorriamo una parte, quindi rivediamo in questo film una parte del tempo già tutto accaduto, tutto compiuto, e quindi siamo tutti già non ancora nati, siamo qui, siamo già morti, tutti questi vari tempi insieme, una cosa meravigliosa. Però abbiamo voglia di riempire di senso. E non c'è da chiarire perché anche lì l'esperienza carnale si fa col corpo, non si può chiarire alla mente cosa vuol dire morituro immortale, perché se io lo chiarisco alla tua mente adesso lei è un'immortale, non gliene frega niente. Se io l'avessi chiarito, voi dovreste tutti spegnere subito il computer e andare a fare all'amore, un bagno, una doccia, quella cosa che preferite, o qualcuno dice no, voglio stare con Luciana perché anche se fosse l'ultima cosa che faccio mi Voglio fare piace. quello. Però se fosse chiarito c'è una grande, quando lo chiarisco ai miei allievi c'è una grande disperazione per qualche giorno, quando lo chiariscono a se stessi. Chiarire la mente, la differenza è poco, perché il chiarimento porta a un lungo periodo di terrore, paura, perché dice cavolo, muoio davvero. Non è un modo di, ah, gli altri, sai come no, veramente sono qui, sono giunto sulla terra per morire, ma chi sei, padre mio, madre mia, cioè genitori miei celesti, ma siete due stronzi, cioè non lo so, beh, ne dico mi avete messo qui per questo, ma ci deve essere qualcosa di più per chi ha fede. Ma c'è questa sensazione di, ma allora perché mi hai fatto nascere? Perché? Perché devo sperimentare la morte necessariamente? Perché non posso sfuggire a questa cosa? Perché tu possa sentire la bellezza del vivere e ti risponde: sei sicuro che se non sapessi di morire avresti urgenza di dare tutto l'amore che puoi quando puoi? No. Ma come si fa a chiarire? Abbiamo detto troppo perché non abbiamo detto niente. Perché l'esperienza è tutto quello che dovete fare, cari allievi, se ci sono i miei allievi. L'esperienza. Io sono gioiosissima. Ho un ego smisurato di apparire, parlare e sembrare tanto Luciana Landolfi, ma ciò che conta, fate esperienza, state su un piede solo, state con due dita qua sulla testa un'ora, sentite cosa dice il corpo, fate esperienza col vostro corpo, è quello che vi mancherà di più, tutto il resto ve lo portate appresso, mente, anima. Questo è importante. Hai detto tante cose che sicuramente ci faranno pensare. No, per favore, no. Se No, ci nel faranno pensare, senso, no. no, non pensare in No, quel no, senso. pensare, ti Ti faranno faranno tirare le dita e schiacciare le guance, così, pensare no, basta pensare no. Vi faranno fare così, che vi faranno ballare, che vi faranno praticate la gioia, ma quello cosa dico praticare? sicuramente. Ballate, Quello muovetevi, sicuramente. toccatevi, accarezzate se non posso fare altro, ma proprio.
capite? Cioè, pensare no. Allora, pensare ho sbagliato la parola, Luciana, come capita spesso. Devi una seduta, perché è una esatto, cosa. Esatto, ecco. Me la fai dopo. Era per dire, siccome quando siamo partiti ho detto che tu sei proprio veramente un inno alla vita, era per dire, cavolo, con tutto quello che hai detto fino adesso ci farai pensare, ma che cacchio abbiamo vissuto fino adesso? Capito? Bene, morite, come faccio i miei allievi. Quando viene qualche allievo nuovo, muori subito, dai, veloce, muori, rinasci, ambressa, dai, veloce, muori, rinasci subito. Quindi dai, capiamo che non c'è tempo da perdere. 9 minuti, quelli che contano, che te frega, prima, cioè, quando è tardi, quando mancano 9 minuti, lì comincia davvero a essere un po' tardi. Ma se uno anche davanti solo 40 anni o 10 anni, è tantissimo. Cioè, nel senso, muori subito, dai, muori. Quanto ci metti a morire, cazzo, col tuo nome, col tuo cognome? Lascia, via, muori e rinasci. Senti, cioè, ma prova da fare, stai un po' così, cioè, senti il freddo della cosa, il caldo, ricomincia come se fosse un bambino. Questo è morbido, questo è duro. Questo è liscio, questo stai lì e vedrai che il corpo del bambino non comunica in maniera sapienziale, ma quando l'adulto rimette in atto i gesti del bambino arrivano le parole sapienziali dentro. Ma per chi non è umile non arriverà mai niente, arrivano idee, pensieri, logiche. Per chi non ha l'umiltà di stare con le dita di una mano per un'ora, tutti i giorni, per un anno, e se pensi, sì, il corpo è maestro, ci mette niente a pensarlo. Cioè, ma vuol dire conoscere. Io quando faccio un esercizio, che non spiego ovviamente, per vedere quanto una persona conosca il suo corpo, è drammatico, perché la persona dice, ma chi, di chi è questo corpo? Non sa di averlo. Non sa chi sia, ed è un esercizio sconvolgente che devo fare tutelata ovviamente dal gruppo, perché è un esercizio sconvolgente, perché tu credi stare nel riconoscimento, non sai chi è, non sai cosa vuole, non sai come parla, non sai come camminerebbe se fosse libero di, non sai niente di lui, l'hai addomesticato, e quando sei liberi un animale addomesticato dici, ma un pappagallo vola, sì, se gli apri la gabbia vola. E quindi noi conosciamo il corpo, no, ma non c'entra essere sportivi o medici e conoscere l'anatomia e sentire cosa dicono le emozioni dentro il corpo. E per farlo, non fatelo tutto insieme, ma conoscete un pezzo, ma è una mano, ciao, ma cioè presentatevi al vostro corpo, finalmente. Tanto quanto è servito questo? Non lo so, forse nulla, ma ogni maestro cerca un allievo fino alla fine dei suoi giorni, a cui lasciare tutti i suoi segreti. Quindi lo so che non è questo il canale migliore, ma è il mio segnale radio. Luciana, io spero di vederti in associazione, ovviamente dal vivo, domani. Quindi ti ringrazio di tutto quello che hai detto, di tutto quello che hai trasmesso. E sono veramente grata. Grazie. Tutte le persone grazie che sono per la qui. Pazienza. Ma che pazienza, io sarei qua a ascoltarti ancora, questo è il bello. Ci sono un sacco di persone che ti fanno veramente tantissimi complimenti, poi magari grazie. Dopo quando ci guarderai, sì. Eccetera. E quindi ringraziamo tutti quelli che erano presenti a questa serata. Grazie, veramente, grazie. E veramente ti ringrazio di cuore, Luciana. Grazie a voi. Grazie infinitamente. Grazie buonanotte. A tutti, buonanotte, a presto. Ci vediamo ciao. Sabato noi, a presto. Grazie, Luciana, davvero. Grazie a te, Marina. È una forza della natura, te lo dico. Sì. Confesso. Duplicati. Ciao Luciana, ciao a tutti.